Assolutamente no. Mi interrompo perché abbiamo il collegamento il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Buonasera sindaco e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti voi. Un saluto a tutti. Saluto Pino, Ivano e Ciao. Buonasera. Oggi Luca è stata una giornata che ti ha visto coinvolta in prima persona. La lettera di dimissioni da parte del presidente Navarra con la cessione simbolica delle quote a comune, a cui te hai prontamente risposto con quella che era la risposta più ovviamente scontata, no Luca? Inutile dire, la lettera è stata inaspettata in quei termini, devo dire la verità, quando l'abbiamo aperta, quando l'ha ricevuta, c'è stata un po' di sorpresa anche perché andava a delineare una situazione di cui non ho notizie nella storia del calcio italiano, di una donazione di quote della società È all'amministrazione pubblica. Dopo la prima fase di sbigottimento ho, devo dire, apprezzato la parte in cui Navarra racconta come si era approcciato a Livorno, perché posso dire che effettivamente l'entusiasmo, la voglia di fare qualcosa a Livorno, Navarra ce l'ha sempre avuta. Dopodiché ho con attenzione valutato ciò che c'era scritto e l'ho condiviso come devo fare con gli uffici comunali, che sono esperti di società partecipate, con l'avvocatura, e da lì è emerso chiaramente la posizione che c'era da tenere, ovvero che il discorso è molto semplice, il sottoscritto non può che fare riferimento all'iter normativo che regola le operazioni e gli interventi delle amministrazioni pubbliche in ambito societario. A tal proposito, c'è una legge specifica, il testo unico in materia, che limita i possibili interventi diretti del Comune alle sole società dirette a quello che è considerato il perseguimento delle finalità istituzionali, delle pubbliche amministrazioni, e tra queste finalità, cioè tra queste società che hanno queste finalità, non c'è la società sportiva di calcio come Livorno Calcio. E quindi è subito apparso evidente e scontato che l'amministrazione non possa dar seguito ad accogliere una donazione di questo genere, anche perché faccio un semplice esempio. Se un comune accoglie una donazione del 20% di una società, e questa società l'anno successivo rimette 100 euro, quei 100 euro a regola il comune dovrebbe coprirli con il denaro pubblico di tutti i cittadini, ed è una cosa assolutamente improponibile. E diversa, e ci sono alcuni esempi che riguardano ad esempio l'azionariato popolare, faccio un esempio, che può essere una soluzione con cui i cittadini partecipano ad una compagine societaria. Per far questo necessitano mesi, settimane o mesi di organizzazione, la creazione di una società ad hoc, di un ente o di una fondazione che fa da capofila un'operazione di questo genere. E non è una cosa che si debba fare o si possa fare in pochi giorni mentre la squadra deve partire per Olbia e scendere in campo, se no sono guai. Esatto. Te, Luca, hai anche avuto modo di parlare direttamente a voce con Navarra oppure per il momento ancora no? No, io ho parlato con Navarra annunciandogli quella che era la mia risposta. Come l'ha sentito? Scusami se ti interrompo. Ma rispetto alle prime volte in cui ci siamo sentiti e incontrati, indubbiamente la definizione giusta è sconsolato, nel senso che è in una situazione assolutamente complicata, perché è in un vicolo cieco, e con lui, per certi versi anche gli altri soci, il guaio grosso è che nel vicolo cieco c'è il Livorno Calcio, la squadra, e questo è quello che mi preoccupa di più e mi interessa di più, al di là degli interessi dei soci che arrivano in questa città per fare calcio. Esatto, tra l'altro te hai fatto anche un comunicato in cui hai invitato
i vari componenti, a non giocare più partita a poker, a non fare ripicche. Ecco, ci sono state reazioni a queste parole? Hai avuto modo di parlare con qualcuno anche legato al gruppo di Banca Cerea, o ancora c'è silenzio su quel fronte? Ma senti, io ho parlato con molte persone, ho parlato con Massena, sono state due telefonate i cui contorni non sono stati molto definiti, sono un po' surreali queste due telefonate. Poi ho parlato nuovamente con Aldo Spinelli e poi ho parlato con Mariani che mi ha chiamato, che è il potenziale nuovo socio. Ma io su questa cosa voglio dire che tutti parlano e si presentano nella giusta maniera, nel senso che cercano di far capire che hanno buone intenzioni, che sono pronti a fare passi importanti in questa avventura, ma per tutti dico questo, al di là delle parole, poi a noi servono solo ed esclusivamente fatti. Ieri il mio intervento, anzi ieri l'altro, quando ho scritto l'intervento era volto proprio a questo, perché sembrava addirittura che la squadra non potesse neanche partire per Olbia. E allora gli ho detto, beh, dite cosa vi pare, presentatevi nella maniera che ritenete più opportuno, fate le partite a poker in questa fase o il muro contro muro, ma noi intanto, a noi, e dico, parlo in questo caso da sportivo e amante del Livorno Calcio, a noi servono degli atti concreti per far sì che Livorno scenda in campo, che non salti partite e che non rischi di venire escluso dal campionato. Questo è quello che dovevamo ottenere, tra l'altro in una situazione dove alcuni comportamenti hanno già messo la squadra a rischio di penalizzazione. Purtroppo sì. Faccio passo indietro, tornando su Navarra. L'ha sentito, ti ha spiegato più nel dettaglio le motivazioni che l'hanno spinto a lasciare? Beh, le motivazioni sono semplici, nel senso che lui si trova davanti a un bivio. Esercita il diritto di prelazione, acquista le quote, va al 51% e a quel punto però deve garantire una quota parte di fideiussioni, di impegni societari e anche di situazioni debitorie al 51%. E questo per lui è un pensiero, è indubbiamente un peso, decide di non esercitare il diritto di prelazione e quindi lasciare la possibilità al subentro di nuovi soci, il che cambia gli assetti e annulla i patti parasociali e quindi perde la carica di presidente e non può più operare lui a livello sportivo come voleva fare. E questo naturalmente è un bivio che per lui è preoccupante. Ti faccio l'ultima domanda, ringraziandoti già per la cortesia che ci hai fatto. Una domanda su un'ipotesi che ovviamente tutti noi ci auguriamo che non accada. Ma se il Livorno dovesse fallire, perché ad oggi purtroppo c'è anche questa possibilità, ti sei già guardato attorno per cercare se c'è qualche soggetto interessato a ripartire da categorie inferiori? Ma O ancora è troppo presto secondo te? questa situazione secondo me è assolutamente prematura, anche perché cioè, il fallimento di una società che ha una situazione patrimoniale come quella del Livorno, che tra l'altro può contare su un patrimonio come Campi di Fauglia, su altre situazioni e soprattutto su un socio ancora presente che ha gestito la società per 20 anni come Spinelli, che penso non abbia assolutamente voglia né intenzione di finire in un fallimento della società di calcio, di cui presumo risponderebbe per quel 10%, ma anche per le gestioni precedenti. E questo, francamente, Spinelli l'ha sempre detto, di non assolutamente prendere in considerazione un fallimento della società, non ci si vorrebbe mai ritrovare dentro. Quindi questa soluzione, questa opzione
potrebbe verificarsi solo se in maniera sconsiderata e pazza qualcuno decidesse tipo di non far scendere in campo la squadra, allora a quel punto sì che sarebbero problemi, ma nelle scorse ore questa cosa mi sembra scongiurata. Tra l'altro è notizia delle ultime ore il fatto che una quota parte dei soldi del paracadute retrocessione è stato sbloccato e quindi il Livorno, da quello che mi hanno detto, ha la possibilità anche di onorare gli impegni delle prossime scadenze del 16 ottobre. Quindi questa possibilità al momento mi sembra abbastanza lontana. Resta il fatto che se dovesse succedere prenderemo un po' di la situazione in mano cercando di capire come ripartire. Lo abbiamo fatto in passato per 3 volte, lì ci sono Pino e Ivano che hanno vissuto queste situazioni al pari del sottoscritto e di tanti altri tifosi. Siamo ripartiti per 3 volte, ripartiremo anche ora. Devo dire che io presumo che non ci siano queste condizioni, anche perché la stessa domanda che ho sentito poco fa in trasmissione da voi me la faccio anch'io. Qual è quel socio che decide di entrare in un'avventura di questo genere per fallire un mese dopo? Io non riesco a comprendere una cosa del genere. Perfetto, perfetto. Il tuo intervento, Luca, è stato davvero chiarissimo. Io ti ringrazio ancora per essere intervenuto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao, Grazie, ciao, ciao, buona ciao, serata. ciao. Ciao.